Vi ringrazio, ripeto, di vivo cuore per avere voi scalato sempre con i nostri compagni quelle montagne che tanti anni fa ci videro in armi per difendere i valori fondamentali della libertà, della democrazia, dell'indipendenza nazionale, della solidarietà verso tutti i popoli della terra e della pace. Voi avete veramente scalato la parte più alta della nostra montagna e lassù, proprio così in alto, ci si ritirava proprio quando erano, dopo aver combattuto giorni e giorni, quando veramente non si riusciva più a tenere testa al nemico, perché il nemico era molto più forte di noi. Se noi eravamo 100, loro erano 1000 e loro avevano armi potentissime, avevano l'aviazione, l'artiglieria. Già una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Un partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 un partigiano, portami via, che mi sento di morire. Di 4 mitragliatori e 100 mitrastenni. Eravamo noi in una trentina, eravamo armati e ballati. Noi avevamo i mitra, avevamo i fucili, i mitragliatori, le mitraglie, avevamo anche un paio di cannoni, qualche mortaio, ma di più non avevamo. La gran parte le abbiamo nascoste e le altre ci ho insegnato a chi non le conosceva come si adoperavano, erano piene di grasse, di pulirle via via. Eravamo armati di 2 mitragliatrici, avevamo la Santa Etienne e una Breda. Avevo fatto la guerra, conoscevo le armi e mi ero messo il nome di partigiano Mirko perché era un partigiano jugoslavo che ci faceva tremare. Un bel momento, verso le 8, una nostra sentinella ha sparato, ci sono i tedeschi. Perché noi siamo venuti giù dal Monte Caio credendo che di lì non ci fosse niente e come siamo arrivati sulla strada, sulla caraia, abbiamo guardato a destra e a sinistra, lì c'erano i tedeschi che facevano, come si dice, facevano la siesta. Una battaglia tremenda. Poco dopo un'ora è rimasto ferito gravemente il comandante Miro, che comandava i reggiani, e il comandante Barbolini, che comandava i modenesi. Che se ne sono poi accorti, come dire, che ormai eravamo vicino a dove cominciava a infittirsi il bosco, a mortaiarci, a darci delle mortagliate. Perché noi eravamo in una posizione che non potevamo sganciarci, perché se ci sganciavamo eravamo scoperti. Dovevamo o vincere o perire, c'è poco da fare. I nostri cantavano la bandiera rossa e lì è scoppiata la battaglia finale di poco più di un'ora. E i tedeschi poi si sono arresi. Noi 7 morti e 11 feriti. E si sono arresi, il 22, gli altri sono scappati, e lì è stata la battaglia che c'era solo, che si è conclusa. E abbiamo fatto il nostro dovere davvero e davvero qua. Abbiamo lasciato sacrificio parecchi compagni che non sono più e sono andati via da ragazzi sfortunati. Largo che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la migliore che ci sia, la brigata Garibaldi. Quando passa, quando avanza la brigata Garibaldi, il nemico fugge allora, siamo fieri, siamo forti di scacciare l'invasore.
abbiamo la giovinezza in cuore, stella rossa in fronte, e non temiamo la morte. Abbiamo la giovinezza in cuore, una stella rossa in fronte, avanti sempre forte, e non temiamo la morte. E io mi presento, sono Mirko, il nome di partigiano, e mi presento ancora che sono il più anziano della compagnia e auguro a tutti di superarmi. Hallo, sagt er, mein Name. E io in bicicletta volto per entrare in casa, questi al, e io dico, questa casa mia, e lui, via, snell, cosa dite per fare presto, raus, e io, no, casa mia, e lui mi ha puntato, per la prima volta mi sono sentito il fucile. Persone straniere che tu non conosci, non capisci quello che dicono, hanno il potere di impedirti di entrare in casa tua. In quel momento ti senti più niente, cioè in quel momento ti senti di essere niente, che quello straniero, pur non conoscenderti, ha anche il potere di ucciderti, anche se non sa se tu sei colpevole o non sei colpevole. Questa è la realtà che hai. La sensazione che te guardo, una sensazione che non l'auguro neanche a un cane, tanto è brutta, veramente orrenda. Cioè, quello che vi voglio dire è che non mi faccio un comizio, perché io non sono un comune artigiano, ponte basta, però so parlare e anche rispondere a chi, in italiani, anche gente conoscente mia, mi ha fatto una certa domanda, perché sei andato a fare il partigiano? Allora, sentendo che dentro il caffè si parlava che i fascisti facevano sempre delle smargiassate che non si potevano sentire. Noi così di buon mattino siamo partiti in bicicletta e siamo andati alla ricerca dei ribelli. A 17 anni? 18. Sì, 17 anni. Ho cominciato a fare delle riflessioni, ma qui veramente veniva detto... Ero già dei tedeschi, eccetera, siamo invasi dai tedeschi, gli americani, e ora di fare una scelta. E ho fatto la scelta di entrare nella resistenza, no, allora c'era nell'antifascismo, in poche parole. Abbiamo detto andiamo via una mattina e alla sera ritorniamo a casa. Invece lì a San Polo c'era un posto di blocco della Monte Rosa, degli Alpini, e di lì ci hanno lasciato passare, ma per evitare delle noie... Abbiamo detto stasera non ritorniamo a casa, non ritorniamo indietro, perché sì, era già una situazione mica bella. E così che qua nelle nostre montagne, lì a Succiso, abbiamo trovato i partigiani reggiani, che ci siamo andati anche noi, io e il mio amico. E di lì abbiamo frequentato le montagne da queste parti per un bel po'. Quando abbiamo preso quella decisione lì non mi sono mai pentito, perché oramai era entrato nel corpo e una cosa che non si poteva ritornare indietro. Tanto è vero che il mio amico ci ha lasciato la pelle. Weil das war schon so, dass das, was die Faschisten in der Bar erzählt haben, beim Kaffee... Dopo subito l'8 settembre i tedeschi tappezzarono la città con manifesti dove dicevano che chi aiutava i soldati, chi aiutava i renitenti alla leva sarebbe stato punito con la fucilazione. Perciò immediatamente ti trovi di fronte ad un grosso pericolo, però questo non ha fermato l'azione delle donne. 42 mesi di guerra nei Balcani, e sono venuto a casa con tanta fortuna nel giorno dell'8 settembre,
il giorno per me e per chi era via di tristezza e di paura. Praticamente un mese dopo, l'8 settembre, c'è la pace, il governo italiano firma la pace con gli alleati e dice che la guerra continua, l'esercito italiano deve combattere a fianco degli alleati. Noi quando abbiamo sentito quel comunicato alla sera ci si è raddrizzati i capelli in testa, perché i soldati che erano dentro al bar hanno detto: beh, qui cosa succede, cosa facciamo, siamo in libera uscita, non ci hanno detto niente, quali disposizioni ci sono per l'esercito italiano. E alla notte abbiamo sentito la risposta, cioè colpi di arma da fuoco. Io ero sfollata a San Bartolomeo, si sentiva le mitragliatrici a sparare e abbiamo detto: ecco, ciò che dicevano i soldati è vero, come si comporteranno i tedeschi? Avevano circondato le caserme e fatto prigioniero i nostri soldati. Noi donne subito della via abbiamo preso l'iniziativa di metterci le tute con i vestiti da uomo sotto e entravamo in caserma, ci toglievamo i vestiti, vestivamo i soldati e li portavamo fuori con noi. Che hanno lanciato molti esplosivi, hanno anche lanciato gli alleati un esperto in esplosivi, in sabotaggio, eccetera. Ora abbiamo fatto un corso in 5 o in 6 ne eravamo. Nel corso abbiamo imparato a far saltare le ferrovie, i ponti, e trappole in mezzo ai boschi dove ci sono i passaggi dei tedeschi, dei fascisti, mettere giù le mine, in poche parole. Insomma. Prima per far saltare un ponte, come ci hanno insegnato loro, ci piegavamo non meno di un'ora e mezzo. Noi gli ultimi punti che avevamo fatto saltare in 5 minuti ma li fanno saltare, 5 minuti. Allora gli alleati stavano studiando un piano per far saltare i ponti e le ferrovie, praticamente di mettere inservibili le strade, le linee di comunicazione. Verso il Po. Questo verso il Po, dalla via Emilia al Po. E allora il nostro comando, la 26 brigata, è venuto a conoscenza di questo piano che stava studiando i codici americani e ha detto: beh, stiamo attenti, se vengono a bombardare ci sono poi anche le famiglie, le case, compagnia bella. Ora mi hanno chiamato il comando, mi hanno chiesto se noi ce la sentavamo di farlo noi questa azione militare. E infatti ci siamo andati noi. E allora lì abbiamo fatto saltare tutti i ponti principali più le linee ferroviarie. Praticamente finita l'operazione, tutte le ferrovie sia statali che secondarie erano paralizzate. Dopo quell'azione lì i tedeschi, che quando c'è stata la ritirata, i partigiani hanno messo tutta la segnaletica sulla via Emilia che segnava Milano e ci hanno messo la freccia verso la bassa, e nella ritirata si sono portati tutti verso il Po e si sono trovati praticamente nel pantano e hanno lasciato lì migliaia di cavalli, carri armati, eccetera. Les barreaux des prisons. Però è la storia. Le donne potevano esserci benissimo, ce ne sono state diverse. Io ero una donna e per l'uomo ero una donna, ero un oggetto, perché allora era un pochino così. Noi abbiamo avuto donne fatte prigioniere, torturate brutalmente
in modo che non si possono dire, talmente sono stati gravi che si sono comportati da vere e proprie eroine. Per delazione fui fermata, però me la sono cavata e alla sera siamo scappate in montagna. Sono entrata in distaccamento, ecco lì, come dire, si apre un altro mondo. Sono state le informatrici migliori. Quando c'era bisogno di scoprire qualche cosa, ecco, mandavamo una donna ben vestita, che si faceva amica e strizzava l'occhio anche al nemico, ecco, e per avere da lui notizie, e poi venivano riferite. Comandante mi dice, da questo momento tu non sei né un uomo né una donna, sei un partigiano. Nel Reggiano sono più di 1000, sono sulle 1300. Mi hanno insegnato a conoscere le armi, come pulirle, come tenerle, mi hanno insegnato a sparare, mi hanno detto quelli che erano i miei compiti, che erano uguali a quelli degli uomini. Cioè, fino a un certo punto ti senti dire taci che sei una donna e non vali niente, no? Poi il valore salta fuori con il lavoro che fai e l'importanza che ha col movimento di liberazione. Da quel momento tu non sei più un oggetto. Gli uomini ti ritrattano come trattano loro, dormi con loro, nessuno si sogna di mancarti di rispetto, se no si prendeva 24 ore di palo, perché questa era la punizione. Ho fatto la guardia, ho fatto la pattuglia, ho partecipato a azioni militari anche abbastanza pericolose, perché abbiamo fatto saltare il ponte della Ceresola e a 3 chilometri di Ciano, da Ciano dove c'era la scuola antipartigiana, e soprattutto anche fare da staffetta quando le formazioni si spostavano dalla zona della brigata in zone pericolose, dove tu andavi davanti, no? Ad esaminare la situazione, vedere se i partigiani potevano passare. Mi ricordo che con Gian dissi, io vado fin lì, pericolo non c'è, più avanti quando tu ti avvicini a Curada ovviamente puoi anche incontrare cioè trovarti di fronte al pericolo. Come faccio a avvertirvi? Se riesco a tornare indietro vi avverto, se non riesco a tornare indietro, quando avevo queste missioni portavo sempre una rivoltella piccolina, io sparo 2 colpi, un colpo quello che posso, se sentite sparare significa che c'è pericolo. E mi ricordo che Gian disse, ma Laila, se spari, spariamo anche noi e tu ti trovi nel mezzo. Scusatemi, se avete chiamato per questa missione, il mio compito è questo. Vi dico queste cose non perché noi fossimo delle esaltate, ma perché sapevamo che se non avvertivamo la formazione poteva essere presa alla sprovvista, come è venuto per il distaccamento Cervi e anche altre formazioni che si sono trovate senza avere la staffetta davanti. E in guerra si muore, ecco, è meglio che muoia uno che muoia tanti. Io ero cattolico e anche ero dirigente della Cena Cattolica, portavo il distintivo della Cena Cattolica. Però non credo più da quando si era in guerra, ci hanno fatto una grossa messa al campo in Jugoslavia, e va bene, e poi ci avevano benedetto le armi, le nostre, e poi ci hanno mandato a ammazzare dei simili come noi. In quel periodo la propaganda fascista diceva che in Spagna i repubblicani violentavano le suore, facevano delle rappresaglie, eccetera. Praticamente io non è che avessi avuto simpatia dai fascisti, ma neanche dai comunisti, proprio perché in Spagna si comportavano in questo modo, così diceva la propaganda fascista. Da cavolta le dico basta, sì, mi capisci? Perché non c'è giustizia. Partisan ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines. Camarades,
sorte de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, elle est du or, la balle et au couteau. Io porto il saluto dell'amministrazione comunale di Livonchio, voi come si dice borgomastro lassù, un termine di questo tipo, da noi si dice sindaco, e abbiamo piacere come amministrazione comunale di ospitarvi. Questa casa è stata bruciata dai fascisti e dai tedeschi, che è stata ricostruita, e quando ero sindaco qua c'è una delibera che la diamo a tutti per fare riunioni, incontri, meno che ai fascisti, che c'era stato 25 anni della Democrazia Cristiana. Poi nel 70 abbiamo conquistato il comune come comunisti e socialisti indipendenti ed è stato, ho fatto il sindaco qui quasi 13 anni, ecco. Perciò questa è un po' la nostra casa, ma è anche la casa della Resistenza. Veramente questo è stato un comune partigiani, questi sono dei protagonisti, abbiamo fatto quello che era possibile fare e continuiamo a farlo, finché avremo respiro continueremo la nostra battaglia. Fortunatamente a Livonchio i partigiani hanno lunga vita perché ce ne sono ancora una ventina ed è un fatto che mentre negli altri Abusana per esempio siamo rimasti in tre o quattro, qui ce n'è una ventina, perché sì, le residenze sono aperte, si può iscrivere. Anzi. Era un inferno lassù, un inferno, però abbiamo resistito. E appena che i tedeschi si sono ritirati, i quali ritirandosi hanno derubato, hanno fatto 200 persone deportate in Germania, ne hanno fatto tutti i colori, portato via tutte le mucche, tutte le pecore che hanno trovato, i muli, i cavalli. I tedeschi tornavano indietro dal rastrellamento, erano in fila e noi avevamo un mitragliatore. Fu una razzia, è bruciato tutto, bruciati i covoni, i campi di grano, ancora da falciare. Eravamo a una distanza come da qui a là e potevamo tranquillamente ucciderli. Però loro cosa avevano fatto? Avevano preso dei contadini molto anziani, perché i giovani li avevano portati in Germania, e avevano messo un contadino con un somaro, no? E poi 5-6 soldati, un altro contadino col somaro. E su nel sentiero così. Fu la disperazione, la popolazione non aveva più niente, gli era stato rubato tutto. E noi li abbiamo lasciati andare, come fai? Li conoscevamo anche sta gente, chi erano, perché vedi l'asino e vedi c'è anche il padrone, insomma. Come masters of war, you that feel all the guns, you that feel the... E qui c'era il telefono col quale si comunicava continuamente con Berlino, con il comando supremo delle forze armate tedesche a Berlino, e quindi praticamente con Hitler. Bene, nonostante che qui ci fosse questo comando così forte, dentro c'erano 5 tedeschi che erano amici dei partigiani, sono stati scoperti, il comandante li ha fatti fucilare tutti e 5. Noi quando parliamo contro i fascisti, parliamo contro i tedeschi, no, però io vi posso dire questo, che nel lavoro che facevo a casa io ho conosciuto dei tedeschi che non erano nazisti e la prima rivoltella che io ho avuto me l'ha regalata un soldato della Wehrmacht. Nella resistenza reggiana abbiamo avuto anche la gioia e la soddisfazione di avere con noi 52 o 53 tedeschi che avevano abbandonato le file del nazismo per unirsi alla resistenza. Uno di questi tedeschi, partigiano, non è più rientrato in Germania, ha incontrato una bella ragazza come belle siete voi qui italiana, è riuscito a fregarcelo perché anche lui era un bel ragazzo e quindi è rimasto qui in Italia. Comunque li ringrazio anche da parte nostra, l'accoglienza molto piacevole, la presenza qui, che ha dato una dimostrazione grande
Scindere le responsabilità dai vecchi padri, zii, eccetera, da quello che lo pensano adesso. Noi siamo molto orgogliosi di averli. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. Con il freco e il fucile siamo pronti per scattare. Ai traditor fascisti gliela faremo pagare. Con la mitraglia fissa e con le bombe a mano, la libertà perduta noi ce la riprendiamo. Stava scendendo la sera e Lilli era pronta per andare a dormire. Pirocciai e sfollati per il coprifuoco ritornavano a cercare un riparo. Era il 44 sui monti di Reggio, la notte di San Giovanni. La ronda ha scoperto tre partigiani venuti per distruggere il ponte. I partigiani hanno ucciso un tedesco, ma un altro ha dato l'allarme. Il comando SS ha deciso di fare una rappresaglia esemplare. La notte i soldati armati di mitra sono andati casa per casa. Avevano l'ordine di uccidere tutti, uomini, donne, bambini. Un gruppo, una squadra partigiana al comando di un giovane, cioè di Reggio Emilia, Enrico Cecavicchioni, chiede, è la squadra che chiede, non è il comando che la manda, cioè la squadra chiede di fare questa azione, cioè di far saltare quel ponte. Si verifica uno scontro fra una pattuglia di tedeschi che scende e nello scontro sono uccisi tre partigiani, compreso il comandante. Pagano con la vita anche questo loro attacco, perché non perché loro stessi non ci sono uccisi, ma questo attacco provoca l'allarme. Cioè la locanda era piena di civili, erano persone civili fuggite ma da Reggio, sfollate qui per fuggire ai bombardamenti, alle difficoltà di quel momento. I soldati avevano portato benzina e hanno incendiato le case. Era viva e riuscita a arrivare alla finestra e lasciarsi cadere. Cioè nella notte, da casina, dove c'era uno, delle sedie di presidio, scendono appunto soldati della Feld Gendarmerie, sono soldati della Verma, fanno uscire tutte le persone, le fanno allineare, quando scattano la uccisione di tutti, poi i cadaveri vengono buttati all'interno del garage, sono cosparsi di benzina e di fascine e tutto viene dato alle fiamme. Hanno sparato all'impazzata, poi hanno buttato benzina e hanno incendiato, sono andati via. Io ero rimasta ferita, però non sono svenuta, sono sempre stata cosciente. Mi sono avvicinata alla finestra, ho visto mia mamma e i miei nonni lì morti, sono buttata dalla finestra dalla parte dietro e mi sono rotta una gamba, ma mi sono strisciata verso l'erba, che c'era l'erba alta, e mi sono messa lì e ho aspettato il mattino. Ero ferita, ho le ferite tutta sanguinante, però sono rimasta cosciente. Poi Lilli è guarita e la guerra è finita e i tedeschi se ne sono partiti. Ma per molti anni ha sognato gli spari e non le usciva la voce. Voi avete la sventura, vorrei dire,
di essere qui in ore e giornate in cui il mondo sta attraversando veramente un vento di follia, quello che sta accadendo nel mondo in questi giorni, dalla Palestina ad Israele, all'Iraq, a quella scuola dove sono stati massacrati centinaia di bambini. In Jugoslavia abbiamo fatto delle porcherie, non tanto come i tedeschi, ma come tutti gli uomini in guerra, e anche adesso, non vanno a fare del bene, vanno a fare i loro comodi, fare i padroni. Questo ve lo dico io, per l'esperienza che ho avuta. Poi il 40 scoppia la guerra, cominciano i bombardamenti. Ecco, e ti rendi conto, mentre mio padre mi parlava della guerra del 15-18 fatta al fronte, lì la guerra è entrata nelle case. I primi morti di Via Dalmazia non sono venuti al fronte, ma sono venuti davanti alla porta di casa col bombardamento. Se noi diciamo che la guerra è giusta, guardate, mi vergogno di essere il mondo, perché abbiamo preso un paese che loro avevano attaccato dei soldati italiani in Jugoslavia, in Slovenia. Hanno ammazzato 4-5 soldati e abbiamo circondato un paese montanaro, no? Noi di fanteria. E i bersaglieri e i fascisti italiani hanno voltato il paese, 400 morti, tutti gli uomini. Per cui da queste pagine tragiche che viviamo ancora, dopo 60 anni di una terribile guerra, devono essere per noi un monito a continuare la lotta, perché i principi fondamentali della vita umana non vadano perduti. No, vada, ma la guerra è uno schifo, ve lo dico io, e chi lo vuole, i capi, tutti, i nostri compresi, e è una vergogna. Ho finito, basta. Paisan, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, elle est tueur à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non so proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistar la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano. Ma se per caso incontrano gli altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistar la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, e